Siamo con Alessia Tuttino al termine della partita tra Tavagnacco e Juventus. Partiamo intanto dalle cose positive, quindi dalle emozioni di giocare in uno stadio di Serie A maschile e dalle emozioni di vedere così tanta gente. Ma sì, diciamo che l'emozione è passata subito, anche perché la partita è iniziata subito ad alti livelli, quindi diciamo che è stato emozionante entrare in campo, però poi diciamo che la partita è entrata subito nel vivo, quindi un grazie veramente a tutto il pubblico che ci ha sostenuto per tutta la partita e peccato per il risultato. Ecco, parliamo di questo risultato. Il primo tempo, insomma, sicuramente alla pari e anche il vantaggio del Tavagnacco meritato. Poi dopo il pareggio qualcosa forse è cambiato, poi però c'è stata quell'occasione finale di Brumana. Come l'hai vista tu? Ma diciamo che alla fine il pareggio forse era quello più corretto per tutte e due le squadre, anche se loro ovviamente sono state maggiormente nella nostra metà campo, però devo dire che con le nostre ripartenze le abbiamo messe molto molto in difficoltà, quindi secondo me alla fine il risultato giusto era il pareggio. Peccato perché siamo state anche un po' ingenue sul secondo gol, ci siamo fermate sperando che fischiasse, che era veramente fallo netto, però così non lo è stato, non ha visto questo. Gran peccato. Adesso è la seconda sconfitta consecutiva, dietro hanno vinto sia l'Atalanta che Fiorentina. la Fiorentina, scusami, e quindi bisogna ricominciare a vincere contro il Sassuolo. Ma diciamo che era in preventivo forse questa partita di non riuscire a fare punti. Abbiamo perso i punti col Bari, però ci poteva stare. Dai, adesso ci rimettiamo duro sotto l'allenamento, anche perché questa prova è stata positiva, al di là del risultato finale che non ci ha premiato, però diciamo che di squadra, di carattere, di voglia, siamo super positive. Quindi prendiamo questo di positivo e andiamo avanti.